poi ci sarà un ultimo intervento prima delle conclusioni di Tommaso Montanari, che avrà una risma di appunti e farà la sintesi di tutto. Rosario Gherardino. Grazie, sono il terzo e l'ultimo parla. Comunque io sono molto contenta perché ho avuto l'opportunità di ascoltare la maggior parte degli interventi. Il mio tema è mi occupo di diritto alla salute. Sono presidente di una fondazione che si occupa di salute pubblica e di politiche sociali. Allora, quanto detto Vittorio io lo condivido completamente. Su quanto è stato detto nel parlare stasera un po' troppo di alleanze, un po' troppo poco dei problemi. E la mia preoccupazione è che noi abbiamo un popolo italiano che dal 2011 al 2016, mentre nel 2011 erano 9 milioni di italiani che non si curavano più perché non avevano soldi, nel 2016 sono 12 milioni e mezzo. E tutto questo è accaduto mentre c'era un governo definito di centro-sinistra. Ma non solo, in questi ultimi 3 anni noi abbiamo perso 2 anni di vita. Però il pensionamento, cioè si potrà andare in pensione in base a una scala mobile, verrà prolungato a 70 anni perché al tempo si pensava che avessimo l'opportunità di sopravvivere di più. Ecco, questa cosa non sta più accadendo. In più, dal 2011 al 2016 il governo ha sempre ridotto soldi pubblici per la sanità pubblica. E quindi noi, è inutile che parliamo, possiamo parlare con tutti i parlamentari che vogliamo, ma poi sono in atti, gli atti che fanno la politica. Se qualcuno dice che è un bene la salute pubblica e non investe in salute pubblica, vuol dire che sta prendendo in giro noi, ma soprattutto quel vecchietto che non morirà per una malattia, ma morirà perché ha una lista di attesa lunga 18 mesi e se non avrà i soldi per andare nel privato sarà costretto a morire. Stiamo parlando di questa cosa qui. E 117 miliardi di euro investiti in sanità pubblica, 33 miliardi di euro investiti dalle tasche degli italiani, in più sempre il governo del centro-sinistra. Vengono scritti i così famigerati LEA, livelli minimi di assistenza, ma non mettono i tempi, tanto per cui una donna o un uomo che ha una diagnosi poi potrà godere del diritto dell'operazione o di un sussidio, perché quello che diceva Vittorio sulla delibera dei cronici, che per fortuna non è ancora una legge regionale, perché non le sanno neanche scrivere le delibere, sta passando sotto la rassegnazione, mi viene da dire, di centinaia di migliaia di malati cronici che non stanno vedendo un'alternativa a quel progetto di legge. Non basta dire che non va bene, bisogna anche agire per dare un'alternativa. E questo secondo me è la straordinaria opportunità che abbiamo. Io personalmente sono per le marce, personalmente sono per un modo nuovo di rivendicare il diritto di esistere e di scegliere. E personalmente, da una persona che è sopravvissuta all'AIDS per 30 anni e sa bene cosa vuol dire salute pubblica, perché non sarei qui oggi a raccontarvi e a parlarvi se non ci fosse stata una straordinaria salute pubblica, più che fare il G7 che mi può trovare d'accordo, la mia proposta, la proposta della Fondazione, la proposta delle associazioni dei malati cronici e quelli invece di scrivere insieme il programma. Lo scriviamo insieme, non ci deve più calare dall'alto dove noi poi dobbiamo o arrabbiarci o subire perché non abbiamo la forza di reagire. Un altro tema non è stato trattato stasera che riguarda la sanità ma la salute, che è quello della nostra ormai rassegnazione a vedere che ogni giorno muore una donna per mano di un uomo.
e dove niente si sta facendo se non le associazioni di volontariato per porre un argine a quello che noi definiamo un femminicidio, dove però dietro quegli uomini che aggrediscono c'è anche il frutto dell'incapacità di accogliere e sostenere degli uomini che magari a 40 anni hanno perso un posto di lavoro. C'è anche l'incapacità di quelle donne di non avere la libertà economica di lasciare quegli uomini. E quindi nelle politiche del lavoro noi non possiamo non tenere conto che dare lavoro a una donna significa non solo dare il lavoro a una donna, ma dare il lavoro a una donna e dargli la possibilità di uscire da una casa dove viene maltrattata e dove subisce quella condizione solo perché non può essere indipendente economicamente. Poi il comparto della salute è tanto, Vittorio non l'ha citato, ma noi abbiamo gli ospedali, le corsie piene di straordinari operatori sanitari che però vengono messi nelle strutture pubbliche dalle cooperative in totale precariato. Non ha detto della ricerca scientifica, un'eccellenza in questo paese, e come ha detto bene una volta Anna Falcone, quella ricerca scientifica può essere messa a brevetto e può, una volta che matura il guadagno che merita, reinvestirlo nella salute pubblica. Invece noi no, mettiamo soldi pubblici per fare ricerca pubblica e poi brevetti che diamo alle multinazionali per fare business e per fare profitto. Allora io credo, e veramente credo, che la questione, lo dico con tutto l'affetto, io sono uscita dal Partito Democratico 2 anni fa e ho votato no al referendum costituzionale, perché non bisogna avere paura che governi la destra se uno segue quello che sono i propri valori. La mia paura era di ritornare a una legge fatta da Mussolini sul 25% e aprire la strada a una forma di democrazia che non è quella che noi oggi scricchiolante comunque stiamo vivendo. Allora il punto che veramente io mi auguro che non solo da Brancaccio ma da Milano posso uscire con tanta forza, e che le persone non credono più nei partiti ma che sono un'arma fondamentale per garantire la democrazia, e non ci credono più perché non sono più rappresentati, perché non sono stati più rappresentati i bisogni di quelle persone. E quando qualcuno dice stai con Corbyn o stai con l'altra, io non ho dubbi, io sto con Corbyn, non ho dubbi, io sto con i giovani, perché io ho 50 anni, ho 2 figlie e devo costruire non solo quella che è la mia vecchiaia, ma io mi sento la responsabilità del mondo che darò alle mie figlie domani, e io voglio una sanità pubblica, e se uno vuole una privata se la paga. Io voglio una sanità, voglio una scuola pubblica, voglio di nuovo la mobilità al di là di Freccia Rossa che non funziona più. Voi dovete prendere i treni interregionali. Allora, rimettere al centro lo Stato non è di sinistra, ma è giusto, e ci dobbiamo chiamare di sinistra, che io sono felice di chiamarmi compagna, siamo di sinistra. Attenzione però Montanari, attenzione Falcone, a non cadere nel compromesso più basso, perché col Partito Democratico ultimamente su alcuni provvedimenti per non andare a destra abbiamo veramente toccato il fondo. Grazie. Grazie a tutti, l'ultimo intervento della signora Bellina e poi le conclusioni di Tommaso Montanari. Chiedo di rispettare i tempi, siamo stati un po' elastici, sì, siamo più di troppo. Noi siamo qui, come c'è scritto qua dietro, per possiedere un'alleanza popolare di sinistra. È stato detto, è una questione di contenuti. Però i contenuti non sono l'elenco dei problemi, perché questo di fatto fanno tutti. I contenuti sono le risposte che noi diamo a questi problemi. Allora mi colpisce, forse non c'è più, che Gadelin, che è così vicino alla condizione operaria dei lavoratori, possa proporci un'alleanza con Renzi che non solo ha fatto il job act, ma che sostanzialmente non ha fatto niente per questi lavoratori, che è riuscito a cancellare l'articolo 18 che, ricordo, Berlusconi non riuscì a cancellare.
E allora qui il punto è: quali sono i contenuti su cui posso fare un'alleanza? Solo perché dall'altra parte c'è la destra? Ma questo è un ragionamento di 20-25 anni fa, che abbiamo fatto tutti qui dentro, quando Berlusconi entrò in politica e portò per la prima volta dal 45 i fascisti al governo dell'Italia. E tutti noi ci mettemmo assieme e di fronte a questo dicemmo qualunque cosa, purché i fascisti non vadano al governo. Ma Renzi ha cambiato le carte in tavola, questo è il punto. Noi oggi non siamo 25 anni fa. Renzi, e questo non lo dico io, l'ha detto Alfano ripetutamente, ha attuato il programma della destra. Il governo Renzi, dice Alfano, suo autorevole ministro, ha attuato i punti di programma della destra. Allora, come si può pensare di fare un accordo di governo con qualcuno che attua il programma della destra se noi vogliamo costruire un'alternativa di sinistra di cambiamento? Non si può fare ragionamenti di schieramento che prescindano dai contenuti. Quindi io credo che questo elemento sia un elemento fondamentale per noi, vale a dire essere alternativi a quelli che sono i contenuti che ha proposto la destra, che ha proposto anche il governo Renzi e il PD di questi ultimi anni. È stato detto, Corbyn su questa base ha raggiunto il 40% dei voti, Mélenchon ha raggiunto il 21% dei voti. Se noi in Italia raggiungessimo il 21% come Mélenchon, forse non saremmo il primo partito, ma non saremmo mica distanti dal 24-25% che attribuiscono al PD. Quindi, se i programmi sono chiari, si convince la gente, i lavoratori, a tornare a votare, si conquista il voto giovanile, come hanno fatto entrambi questi due personaggi politici. Quindi il problema sono i contenuti e le cose che faremo. E dico un'ultima cosa velocissima. L'errore che non dobbiamo fare è ripetere esperienze già fatte, cioè continuare su un terreno di confronto più o meno politico, alleanze, non alleanze, chi c'è, chi non c'è, ci siamo tutti, non c'è, c'è qualcuno, non c'è qualcuno, e trasformare tutto questo in una lista che si presenta due mesi prima del voto. Perché questa cosa, rispetto all'elettorato, alla nostra base sociale, non è più credibile. Se questa alleanza deve essere credibile, deve da settembre praticare degli obiettivi politici condivisi, fare delle lotte, delle iniziative politiche comuni. E ne dico solamente, altri sono già stati detti, il referendum regionale. Questa sinistra è capace di mettersi unita su una posizione condivisa e fare una campagna assieme su questo tema? La legge finanziaria. Questa sinistra è capace di costruirsi dei punti che tutti assieme portiamo avanti, non solo in Parlamento, ma con le mobilitazioni del Paese. Se noi faremo questo percorso, saremo credibili rispetto alla base sociale che vogliamo che ci voti. Se noi faremo un'altra strada, che sono assemblee molto belle come queste, tutte le cose che dicevo prima, alla fine la gente vedrà anche questa come l'ennesima lista che si costruisce tre mesi prima del voto per superare il voto. Che abbiamo davanti sono fondamentali per capire che cosa potremo fare e che cosa saremo. Grazie a tutti per il video. Adesso aperta la serata, andiamo nelle conclusioni con Tommaso Montanari, che dicevo prima si è preso un pacco di appunti e farà una sintesi per questo progetto che poi riparte dopo le ben amate ferie. Comunque c'è una sintesi molto bella, molto forte di tutto quello che abbiamo detto stasera, anche se è stata scritta e detta da una persona che non è qui stasera, però cominciare così. I commentatori si sono sbagliati, le elite si sono sbagliate, la politica riguarda la vita di tutti noi. La meravigliosa campagna elettorale appena trascorsa, come potremmo dire quella del referendum, ha riportato molta gente alla politica, perché ha capito che c'era molto da guadagnare. La cosa meravigliosa è che ha destato ancora più ispirazione è stato il numero di giovani coinvolti per la prima volta, perché erano stufi di essere denigrati, stufi di sentirsi dire che non erano interessati, stufi di sentirsi dire che non partecipavano mai, ma soprattutto stufi di sentirsi dire che come generazione avrebbero dovuto pagare di più per avere meno in istruzione, sanità, casa, pensioni e tutto il resto. Stufi di dover accettare bassi salari, basso welfare come parte della loro vita. La politica non tornerà nelle scatole, perché continueremo a domandare e a raggiungere qualcosa di diverso.
Dobbiamo chiederci una cosa: è giusto che tante persone nel nostro paese non abbiano una casa ma solo una strada per vivere? È giusto che così tante persone vivano in povertà circondate da pochi ma tanto ricchi? E poi, sapete cosa? Basta con questa denigrazione dei migranti, di quanti cercano un posto dove andare. Sono tutti esseri umani, come noi oggi. Supportiamoli nei loro bisogni, non consideriamoli un pericolo e guardiamo all'instabilità e ai problemi del mondo, sfidiamo le cause della guerra, l'avidità per le risorse naturali, la negazione dei diritti umani e l'imprigionamento degli oppositori politici. Noi vogliamo costruire un mondo di diritti umani, pace, giustizia e democrazia su tutto il pianeta. Questo è un discorso di corpi, non è un discorso di un leader che ambisce al 3%, è il discorso di uno dei grandi leader della sinistra storica europea, del paese che ha dato, che è stata la culla di ciò che ha fatto prima Thatcher, poi Blair, che noi continuiamo stancamente ad imitare. Corbyn dice cose che io non sento dire a nessuno di coloro che oggi si propone di riunire la sinistra. Allora il problema non è riunire la sinistra, è pensare e dire queste cose, e per pensare e dire queste cose riunire chi crede in queste cose. Questo è il punto, e non è una posizione minoritaria. Traduciamolo in italiano dall'inglese: riprendiamoci la res pubblica, riprendiamoci la Repubblica, riprendiamoci lo Stato, riprendiamoci la Costituzione italiana. Dossetti avrebbe voluto che fosse scritta nella Costituzione un articolo che poi non passò, che diceva che è il diritto e il dovere di ogni cittadino opporsi alle decisioni dei poteri pubblici che violino i diritti fondamentali della persona e i diritti fondamentali della presente Costituzione. Ci dobbiamo chiedere, ma quante delle politiche dei governi degli ultimi anni hanno violato davvero questi principi fondamentali? E se noi mettessimo sul tavolo, senza etichetta, senza paternità, le leggi approvate dal centro-destra e dal centro-sinistra, quanti di noi le saprebbero davvero mettere nella scatola giusta? Quanti di noi le potrebbero distinguere l'una dall'altra? Questo è il punto. Per questo è spuntato il ricatto del governerà la destra, se la sinistra ha fatto e fa le cose della destra. Questo è il vero problema. Riprendiamoci lo Stato. Borsellino, il tradimento radicale dello Stato. Genova, la distruzione dello Stato. Quando lo Stato viene meno al suo patto, che lo fonda, la garanzia dell'intangibilità del corpo umano. Lì si distrugge il patto, non esiste più lo Stato. C'è il suo rovesciamento, quello che è successo a Genova. E la legge approvata sulla tortura è una legge per non punire la tortura di Stato, per non riconoscerla. Riprendiamoci lo Stato. L'elenco dei temi, è stato detto bene alla fine, proporre delle soluzioni a questi temi. Vorremmo proporre che l'ultimo fine settimana di settembre, il 30 settembre e il 1 ottobre, in tutta Italia, chiunque voglia, organizzi delle assemblee sull'onda del brancaccio, ma ogni assemblea su un solo tema, preparandola bene, invitando a parlare coloro che conoscono quel tema e poi discutendole tutti insieme. Cominciamo a costruire il programma dal basso, cominciamo a costruire il programma dal basso insieme a coloro che hanno studiato, che hanno combattuto, che sono in prima linea. Ascoltiamoli in queste assemblee e poi discutiamo queste cose. Cominciamo alla fine di settembre un percorso sulle cose. Lo lanceremo con Anna come proposta tra pochissimo. La salute, la scuola, il lavoro, molto altro, ma soprattutto che cosa vogliamo fare? Con chi faremo queste assemblee? Anche qui, con tutti quelli che vorranno. Ho sentito il discorso del coordinatore di MDP, sono sicuro che ci vedremo, che ci troveremo, sono sicuro che sarebbe pazzesco non fare una lista insieme se queste sono le idee. Certo dobbiamo parlarci, perché io apprendo con gioia che il piano di Sabia abbia oggi parlato con 30 deputati del PD, sarei stato felice se avessero voluto anche parlare con noi. Io e Anna non ci siamo mai riusciti. Anna Falcone che non contiamo nulla, ma che possa parlare.
parte di sinistra, con questa parte di paese. Io credo, e anche qui vorrei rispondere a Cavalera, ringraziandolo per essere venuto in una delegazione che coincideva con una persona, vorrei dirgli questo: io credo che sia un errore storico e politico e morale valutare gli effetti del voto referendario sulla scala dei rapporti di forza politica. Ha detto Lerner, saremo in grado di dire se abbiamo fatto bene o no a votare no quando vedremo cosa questo ha portato nel riposizionamento della destra. Non possiamo continuare a ragionare in termini tattici, non possiamo continuare a ragionare in termini di rapporti di forza astratti, di rapporti di forza di personale politico. È stato detto molto bene cosa sarebbe successo a quella Repubblica che ci vogliamo riprendere se avesse vinto il sì. L'avremmo sfigurata per sempre. Questo è il punto. Don Ciotti ha scritto: il progetto di quella riforma costituzionale era dire, affermare, scrivere in Costituzione che il popolo non deve farsi i propri affari. Ma se quella era la posta in gioco, come possiamo pensare che si debba misurare il risultato sullo scacchiere dei rapporti tra destra e sinistra in pochi mesi o in pochi anni? Scrivere un progetto di destra in Costituzione per evitare che ci sia un'affermazione della destra, peraltro tutta da dimostrare. Io credo che dobbiamo smettere di ragionare in questo modo. Cominciamo a ragionare delle cose, in quel caso la riforma costituzionale. Quello che vorremmo fare alla fine di settembre, non chiediamoci che cosa porterà in un risico parlamentare in cui alla fine poi tutti ci riveliamo degli affermisti stregoni, incapaci in realtà di prevedere anche sul brevissimo termine che cosa succede. Il punto è costruire realmente un'alternativa non alla destra, ma allo stato delle cose. Antonio Gramsci ha scritto nei Quaderni del Carcere che l'idolo più difficile da battere, la credenza, l'opinione comune più difficile da battere, è che tutto ciò che esiste è naturale che esista così. La deificazione dello stato delle cose. Massimo D'Alema, uscendo dalla scuola del Brancaccio, mi ha detto, il suo sorriso intelligente, sarcastico: ma voi siete fuori del mondo. Il punto è proprio questo: se essere nel mondo è pensare che there is no alternative, non c'è alternativa, perché il mondo è fatto così e dobbiamo prendere così, non possiamo pensare di ribaltarne i fondamentali. Se questo è essere fuori dal mondo, vogliamo stare fuori dal mondo, perché lo vogliamo scrivere. Alternativa, there is no alternative, ha portato il centro-sinistra a fare, è stato detto molto bene, una legge sull'immigrazione dunque napoletana, che è stato lo scalino naturale per fare la Bossi Fini, in una continuità che è agghiacciante in vista oggi, perché non c'è alternativa, perché bisognava prendere atto della realtà, così come si è preso atto della realtà demandando l'approvazione dello Ius Soli. Non ci sono le condizioni. Non ci sono le condizioni del Parlamento, ma le condizioni del paese, le condizioni delle scuole, dove i compagni di scuola dei nostri figli non hanno la cittadinanza italiana, hanno dovuto dargli l'ingresso gratuito nei musei per decreto quando era ministro Braga, che dovevano pagare quando andavano in visita con la scuola quelli che non erano italiani, che se erano nati qua e parlavano italiano. E le condizioni reali del paese hanno dovuto lamentare. Il Papa, che capita di citare, si incanta di citare, perché per esempio la Laudato Si è uno dei documenti più radicali sulla riscrittura del pianeta, dei rapporti di forza rispetto proprio alla sostenibilità del pianeta e a una giustizia che coinvolga anche il creato, detto in termini cattolici, che coinvolga la natura, che coinvolga le cose. Dice che è insostenibile la scandalosa realtà di questo mondo, e questo è il punto, è insostenibile la scandalosa realtà di questo mondo e va ribaltata dalle fondamenta. C'è un libro che vi consiglio di leggere, piuttosto impressionante, che si chiama Ma quale paradiso? L'ha scritto Francesca Porri, una bravissima italiana che non scrive per i giornali italiani, scrive per i giornali internazionali, ogni tanto la si legge in traduzione su internazionale, è andata alle Maldive. Perché alle Maldive? Perché le Maldive sono un paese del mondo che ha più alto rapporto di jihadisti, di volontari che vanno a combattere per l'ISIS rispetto alla popolazione. Alle Maldive cosa ha scoperto? Che il punto, le dicono tutti, non è l'Islam,
È il fatto, le dice un mantiviano, che le cose migliori che ho mangiato nella mia vita le ho mangiate nei piatti, erano gli avanzi dei piatti degli occidentali di Gerson, quando facevo le pulizie. La scandalosa realtà di questo mondo è questa, è questo che va cambiato. E in quello stesso libro, quando un mantiviano sa che è italiana, le dice, ah, l'Italia, l'ho vista in fotografia d'Italia. E dice, ma che foto hai visto? Ho visto le foto dei musulmani che pregano per strada, che pregano nei garage, perché in Italia ci sono 1.300.000 musulmani, ma solo le moschee, e voi le moschee non le costruite. Questo lo dice un mantiviano, percependo l'Italia dall'alto. Allora, è questo che vogliamo cambiare. Io ho avuto una polemica pubblica con il sindaco della mia città, che si chiamava Matteo Renzi, quando non volle costruire la moschea, dicendo che non si poteva modificare lo skyline del centro di Firenze perché non si poteva costruire un minareto accanto alla maniera chiesa storica, non si poteva dare una chiesa consacrata, e di fatto la moschea a Firenze non si è costruita. Anche qui, di giustizia, Corbyn parla dei migranti come di esseri umani, non come di ondate, non come di numeri. Questo è il linguaggio che io credo dobbiamo riprendere, che è il linguaggio che io ho sentito usare negli interventi di questa sera. Cosa fare? Io non so come si chiamerà quello che uscirà da questo percorso, lo vorrei chiamare, se potessi decidere adesso, lo chiamerei qualcosa, credo, come coalizione civica per le uguaglianze. Ci vuole la parola civica, ci vuole qualcosa che dia l'idea che ci sono i cittadini che vogliono fino in fondo esercitare la propria cittadinanza, insieme ai partiti, insieme alle associazioni, ma ci vuole una parte di cittadini che riprendono il possesso della Repubblica italiana, e lo fanno da sinistra, con la stella polare che brilla a sinistra, che è quella della costruzione delle uguaglianze. E qui davvero non, come dire, incartiamoci sulle leadership, l'ho detto prima, lo dico ora, io non sapevo, ho preso una scaletta stasera a grande quattro, non saprei fare quel mestiere neanche se volessi. Dobbiamo costruire insieme una comunità e insieme anche saperla organizzare e, come dire, farla crescere. Lo ripeto, quello che ho sentito da parte di molti di coloro che sono intervenuti fa pensare che sarebbe vergognoso non fare la pasta di storia, ma troviamoci a parlare delle cose. Chi è d'accordo che l'università nel paese che non riesce a laureare nessuno, che è il luogo in cui io lavoro, sia gratuita, gratuita per tutti, e che questo peso sia appoggiato su una tassa di successione sui grandi patrimoni? È una proposta secca. Sono andato a cercare la storia del termine rancoroso usata in politica. È una delle parole che usò Mussolini contro gli aventiniani. Disse: siete dei rancorosi, ve ne andate per stizza. Allora, io credo che abbiamo tutte ragioni per avere non un rancore, ma una sacrosanta indignazione, anche una profonda rabbia. Come la dobbiamo incanalare? Non andando sull'Aventino, ma riprendendoci il Parlamento della Repubblica, facendo esattamente. Potrà sembrare eccessivo, e chiudo veramente, citare l'Aventino. Io ripenso a quello che ha detto Pasolini alla metà degli anni 70. C'è un altro fascismo. Pasolini sì che è stato un vero intellettuale, profeta. Ha descritto perfettamente il mondo in cui viviamo noi. Un altro fascismo, quello in cui non c'è solo l'economia, ma una società di mercato in cui siamo soltanto clienti, consumatori, non più cittadini, non più esseri umani. Quello che è un fascismo più pericoloso, dice Pasolini, perché quando passa non ti lascia l'idea, non sei più quello di prima, ti sfascia, sei un'altra cosa. Ecco, allora il punto è questo. Diciamo con forza, noi vogliamo una società che non sia di mercato, un'economia di mercato, ma non una società di mercato. Non una società in cui la salute sia una merce, l'istruzione sia una merce, il migrante sia una merce, ma in cui il fine della Repubblica sia il pieno sviluppo della persona umana. Articolo 3 della Costituzione, che abbiamo difeso per tempo. Io credo che questo sia il punto. Ci sono, mi pare, tutte le condizioni per mettere insieme la sinistra.
purché non ci ostiniamo di poterci mettere dentro anche chi, non voglio dire che è di destra, ma chi fa politiche di destra e chi pensa a destra. Se penseremo questo non ci riusciremo. Se vogliamo mettere insieme la sinistra, ci sono tutte le condizioni per farlo. E credo che questo sia un punto. Riprendiamoci la res pubblica, riprendiamoci lo Stato, riprendiamoci la Costituzione, costruiamo l'eguaglianza. Grazie e buon lavoro. Grazie a tutti voi. Come si diceva già all'inizio di questa serata.